Pietracuda e Gambettola si affrontano per tirarsi fuori da una zona pericolosa di classifica. I padroni di casa arrivano da un importante successo esterno ottenuto a spese del Morciano. In Gambettola torna su un campo dove gli ultimi anni si è mostrata bestia nera del rossoblù, quest'oggi in maglia arancione. Anche se la tradizione sembra spezzarsi quando Fratti, in avvio di gara, viene toccato da Lelli, procurandosi rigore che dagli 11 metri Tazzibai trasforma per l'1-0 locale. L'asse Tazzibai e Fratti si ripete quando il russo pesca l'attaccante, ma Morelli allontana il pericolo. Lo stesso Fratti dalla distanza chiama l'attenzione dell'estremo ospite. Dall'altra parte Ambrosini a girarsi bene al di fuori dell'area di rigore e a impegnare la Sanni. L'asse Barducci-Berardi scaturisce questo colpo di testa lontano dal bersaglio. Berardi si rende pericoloso e centra il bersaglio come quando Ambrosini lo osserva dalla sinistra e lui arriva al tiro con la Sanni che respinge in corner. Meno pericolosa l'occasione calciata direttamente da calcio di punizione con la sfera che termina abbondantemente alta. Stessa cosa per Fratti quando dall'altra parte alza la mira sempre da calcio piazzato. Tazzibai invece rimedia solo un corner su questo tentativo in area avversaria, mentre Fratti, una volta liberatosi egregiamente sempre in area di rigore, spedisce a lato. Nella ripresa Barducci pesca Ambrosini che questa volta di testa timbra il pareggio del Gambettola. 1-1 è ristabilita la parità in campo, ma il Pietracuta risponde nell'immediato. Tazzibai scambia con Tanni che una volta penetrato in area avversaria scarica il pallone del 2-1 in fondo al sacco. Pietracuta nuovamente in vantaggio, ma il pareggio è cosa veloce quando Barducci si ritrova un gentile omaggio in area avversaria. È quasi un gioco da ragazzi per lui battere la Sagna e mettere il risultato sul parziale di 2-2. Tomasini a questo punto prova a rispondere dall'altra parte, ma Morelli c'è. Poco dopo, ad avvenuto sconto di gioco, per qualche parola di troppo, Moretti viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco da parte del direttore di gara. Finale in 10 uomini per il Pietracuta, ma nonostante ciò, l'asse Tomasini-Fratti produce questa conclusione che si spegne al lato, prima con lo stesso attaccante ci provi da calcio piazzato, con la palla che si alza sopra la porta di Morelli. Termina qui la gara tra Pietracuta e Gambettola. Il rammarico per il Pietracuta è quello di essere passato due volte in vantaggio, ma di essersi fatto puntualmente raggiungere. Il Gambettola ringrazia dimostrando di essere squadra davvero tosta.